il ricordo di incarnazioni precedenti. Ad una domanda così rispondo: solo dopo aver raggiunto un determinato livello spirituale l'anima ricorda le precedenti incarnazioni o parte di esse. Quindi tu non sei soltanto quella che sei stata nell'ultima incarnazione, ma anche quella delle precedenti. Anche sulla Terra accade che ci dimentichiamo alcune esperienze marginali, ma hanno contribuito alla formazione del nostro carattere. Molte cose si trasformano in coscienza e non necessita ricordarle. La nostra anima possiede la conoscenza dei traguardi raggiunti ed è per questo motivo che noi nasciamo con la nostra caratteristica. Si nasce con un bagaglio che arriva dalla notte dei tempi. Sarà il tipo di karma a fare in modo che emergano oppure no quelle caratteristiche. Dopo un certo livello potrai vedere tutte le tue incarnazioni come se fossero dei video e potrai fermare le immagini come quando usi il videoregistratore. Questi video sono a disposizione di tutti quelli che hanno raggiunto un determinato livello evolutivo. È come entrare in una videoteca e scegliere un video che per motivi nostri ci interessa vedere. Nelle altre dimensioni i libri sono stati aboliti. Ci si immerge semplicemente e in un attimo potrai vivere le esperienze di tutte le reincarnazioni delle anime che ti interessano. La maggior parte del tempo, partendo dalla nascita, la occupiamo a raggiungere il livello di coscienza raggiunto nella precedente incarnazione. E si va molto veloci perché esiste già dentro di noi. Quindi, inconsciamente, siamo spinti a trovare delle risposte che arriveranno come una illuminazione. Ma in realtà si tratta solo di mettere in luce ciò che già avevamo acquisito. Detto questo, il livello spirituale si alza più velocemente quando l'emozione della scoperta ti gratifica con una scarica di adrenalina che tu vorrai ancora provare. L'entità A la chiama l'ebbrezza della crescita. Ebbrezza con due B, che è molto di più che con una B sola.